Amici di Alberi Click, buonasera. Siamo qui una sera un po' piovosa per intervistare la cover band che seguiamo in visione di Lucca 2014, la Bim Bum Band, che non è una cover band come le altre, e questo lo scoprirete appunto scoprendole e conoscendole. Innanzitutto conosciamo Silvia, che è la Ciao a persona che ha tutti. ideato tutto questo. Silvia, presentati. Allora, mi chiamo Silvia, sono l'ideatrice, come ha detto Alessandro, della Bim Bum Band. E un giorno abbiamo deciso di mettere su un gruppo, una cartoon cover band. All'inizio no, perché eravamo partite facendo un po' un gioco, quindi con le bambine, loro si conoscono alcune già da un po' di tempo, altre no, però poi si sono conosciute, adesso sono indivisibili. E niente, abbiamo iniziato facendo un po' di. Ho iniziato insegnando alle bambine le canzoni delle Mele Verdi, quindi per ricreare un po' quel gruppo che c'era negli anni 80 e che era carino riproporre in maniera originale, quindi molto Certo, loro sono di simile. una generazione diversa. Loro sono di una generazione diversa, infatti non conoscono queste sigle, Voi cioè non le avete hanno mai visto dovute i cartoni? imparare. Ah, li avete visti? Sì, Voi vedete, crescono bene. sì. Poi guarda, casualmente ho intervistato di Roma e che gli piacciono le canzoni degli anni 80. Chi mi conosce sa che questa è una cosa disinteressata proprio. E soprattutto le Mele Verdi, perché? Cioè, è una tua Perché passione? sì, è una mia passione, io sono appassionata di sigle, ma le Mele Verdi in particolare, questo gruppo di bambine che all'epoca comunque ci faceva sognare, ora ci fanno ancora sognare, sono diventate mamme, poi le ho conosciute, quindi comunque sono anche loro entusiaste di questo progetto e sinceramente le bambine pensavo avessero più difficoltà ad entrare in questo mondo, proprio perché non era il loro. Invece ci sono entrate, ci stanno, Negli anni 80 era una pare normalità, bene. band di Sì. ragazzine che facevano le sigle era una normalità, cosa che adesso si è un po' Si persa, è le canzoni, persa nei cartoni non e noi sono più. vorremmo rientrare in Sì, quella anche normalità, perché i sì. cartoni sono per i bambini, sono per le ragazze, ed è giusto pure che siano loro a cantare. E poi dopo come è proseguita questa idea? Come vi siete trasformati nella Bim Bum Band? Perché poi a un certo punto abbiamo cominciato a vedere che le cose andavano bene, insomma, dalle varie prove che facevamo, loro che comunque imparavano in fretta, quindi le canzoni ne stavamo facendo molte, abbiamo detto vabbè, chiamiamo qualche amico, vediamo qualcuno che abbiamo tanti amici musicisti, qualcuno che ci può aiutare, mettere su un gruppo. E ci siamo appoggiate per un periodo ai Super Telecartoni, che era una cover band di Roma. E semplicemente appunto appoggiandoci, Quello che cioè è nato come una passione, giusto per sì, cantare qualche sera. tanto per cantare, loro nel loro repertorio avevano messo qualche canzone delle Mele Verdi, noi andavamo là insieme a loro, Quali facevamo lo canzoni? spettacolo. Con cosa avete Beffi iniziato? e Lilli, Beat Pat, ragazze del baseball, Cartoni non, che oggigiorno non sono molto conosciuti perché praticamente mai più riapparsi in televisione. Loro cantano Sandy Bell, cantano Mademoiselle Anne, cantano, insomma, le cantano un po' tutti, quelle delle Mele Verdi le cantano tutte. Quindi giustamente lì è nato tutto. E poi a un certo punto, quando abbiamo visto che comunque la cosa si stava facendo seria, Seria. abbiamo detto beh, facciamo un gruppo nostro, creiamo una situazione tutta nostra. Quindi abbiamo chiamato vari musicisti per entrare a far parte della Bim Bum Band e cantanti che ci dessero il supporto giusto per creare uno spettacolo comunque adatto a tutti. Quindi voi vi siete affacciati sulla scena romana delle cover band, già conoscendo alcuni personaggi che vi hanno dato una mano. Vuoi fare anche qualche ringraziamento per il... Assolutamente sì, noi abbiamo come cantante, abbiamo Giordano Petrini dei Corsari delle Stelle, attualmente degli Orfani di Sonia, Alessio Cerchi degli Orfani di Sonia, Marco Scarozza uguale che era dei Corsari delle Che chi conosce la Stelle. musica dal vivo a Roma conosce Esatto, sicuramente. esatto. Due ragazzi dei Super Telecartoni e in più, vabbè, altri amici che comunque si sono aggiunti. Alla fine ci abbiamo avuto, Siete tantissimi diciamo, cioè adesso. siamo tanti, abbiamo un presentatore. Abbiamo un ragazzo che organizza delle serate, sono due ragazzi che organizzano serate cartoon quiz a Roma e provincia, solo tutte sulle sigle e sui cartoni Ecco, animati perché anni molti pensano a Bim 80. Bum Bam solamente ragazzine che cantano. No, No, c'è un mondo assolutamente, c'è un dietro. mondo dietro. Noi abbiamo uno spettacolo che per questo abbiamo voluto creare un gruppo un po' più Largo. largo anche come età, perché se eravamo solo noi, magari ti capita che ti dicono, però io non ho figli, non ho nipoti,
cosa vengo a fare. Cioè, sembra quasi, mentre noi riproponiamo canzoni che ai figli e ai nipoti probabilmente neanche interessano, no. Chi ci vede, chi ci viene a vedere in genere sono adulti, tutti di quella generazione là, anni 80, vintage, chiamiamoli vintage, sì, siamo vintage, non vecchi, vintage. Meno male, ancora no. E le ragazze? Cioè, loro... cosa pensate? Come mai vi siete fatti prendere da questa iniziativa? Soprattutto canzoni che non avete mai sentito. Perché non so, cioè, a voi che cartoni vi piacciono normalmente? Prima di conoscere quelli che vi ha fatto conoscere Silvia, vedevate le Wings? No? Sì. Non mi dite Peppa Pig, però. No, grazie al cielo, no, no, Peppa Pig no. E ora invece qual è il vostro cartone preferito? Per fortuna loro non sono tanto ancollate alla televisione. Io sì. Lei un po' di più forse, però comunque hanno parecchi interessi ste bimbe. E a livello di sigle, quella che cantate, qual è quella che vi piace di più? A te qual è quella che ti piace di più? Lo Stand By. Perché? Perché tu invece cosa ti piace? Gibba. Anzi, presentatevi, tu come ti chiami? Veronica. Tu? Camilla. Cosa ti piace? Gibba. Sarebbe Gibba, un po' d'acciaio. Esatto. Non è una canzone per bambino. Ma lei piace, quella fomenta parecchie di loro. Fomentava me quando ero bambino, sì, eh. Tanti, troppi anni fa. E soprattutto dopo il fatto delle mele verdi, come se. Cioè, questa cosa di aver portato solamente agli anni 80, come mai? Perché secondo me, non lo so, quelle sigle hanno una poesia e hanno qualcosa in più che noi probabilmente abbiamo capito all'epoca, abbiamo continuato a capire dopo, e infatti le cartoon cover band in genere portano nel repertorio degli quindi. Anni 80. Poi logicamente sì, ci piace One Piece, ci piace Dragon Ball, Giorgio Giovanni, comunque gli anni 90 per carità. Però ora poi noto anche una cosa, cioè intervistavo l'altra settimana quelli della Latina Comics, c'è proprio questa cosa dell'orgoglio anni 80 di chi è quella generazione lì, però tu hai fatto qualcosa di più, cioè hai portato la nuova generazione a ricordare gli anni 80 in quello che è l'aspetto più ludico delle sigle. Esatto, ma infatti io perché vorrei che essendo loro parte di un gruppo che fa sigle di cartoni animati degli anni 80 e essendo anche seguite da bambini, perché abbiamo amici che adesso vengono a vedere i concerti e portano i figli, portare un po' le sigle un po' ovunque loro. In un momento che poi stanno ritornando. Esatto, esatto. Perché ricordiamoci, esatto. Adesso sta uscendo Goldrake, uscirà Mazinga, c'è questa voglia anche di rivedere questi cartoni. Forse non saranno belli e colorati come quelli di adesso, però hanno quel senso di retro che comunque sta conquistando anche la nuova generazione. Esatto. No? Ti dico che loro a musica spesso cantano in classe, cantano banner. È capitato che cantavano banner Patti. E quindi e quindi gli amici loro della classe, no? Che sono bambini dell'età loro, adesso conoscono banner, conoscono Pat, e era quello un po' a cui volevo arrivare io, cioè portarlo, allargarlo un po'. Questo discorso della sigla, sì. Come molti di noi stanno cercando di fare, io in piccolo, radio animati, anche altre situazioni cercano di portare quindi questa cultura nazionale popolare a qualcosa che forse meritava di più, cioè qualcosa che trascende le sigle, esatto. E arriva a essere cultura, esatto. Che forse alla fine è la realtà dei fatti. Però poi voi dopo avete ottenuto un grandissimo risultato, ecco pure perché la nostra presenza qua, perché noi vi sponsorizziamo a Lucca, vogliamo innanzitutto che, cioè, non ci siete simpatici, siete di Roma, cantate sigle anni 80, non potevamo, io personalmente non potevo che sponsorizzarvi. Che cosa è successo? Questa scelta di partecipare a? A Lucca Comics on Tour. Noi abbiamo fatto le preselezioni mandando una demo e avete avuto un fior di giuria, perché cioè e ci abbiamo avuto un fior di giuria, infatti Vito Tommaso, Luigi Lopez, Mirko Fabreschi, comunque siamo andati là senza troppe pretese, perché sapevamo che ci saremmo scontrati con gruppi che poi io personalmente conosco. C'è gente che canta da parecchio. Gente che canta da tanto, Francesco e Antonello dei Cartoni Animali sono miei amici, quindi comunque per carità, sapevo che andavamo là a fare un'esperienza, loro le avevo preparate, sarebbe partito sicuramente. Vi aspettavate qualcosa di vincere? Cioè eravate partiti perché tu ci credevi a vincere? Sì! Le ragazzine sono più avvinzite, tu ci credevi? Sì! E alla fine? Abbiamo vinto! Sì, no, loro infatti erano là che incrociavano le dita, io dentro di me pensavo, oddio, se non passiamo che cosa devo fare per cercare di consolarle? Però pensavo, pure quello è esperienza, certo. Quindi anche
il fatto di non passare sarebbe stata comunque un'esperienza che loro avrebbero fatto e che comunque faranno, prima o poi capiterà il no e noi sapremo come affrontarlo, giusto? E ora c'è l'avventura lucchese, sapete dove andate? Cioè lì è il non plus ultra. Loro non sanno niente, non sospettano. Non conoscete Luca, non sanno Luca. Neanche che cosa. Qualcuno di voi ci è andato, siete troppo piccole. No, andate nessuno. Lì è un mondo proprio a parte. Non mi ci ha portato mai, infatti gliela chiedo. Vabbè, ora però ci andate in una maniera un po' diversa, anzi, come prima esperienza a Lucca non la fanno tutti. E quali sono? Cioè, pensi di vincere anche là? Boh, quello non lo so proprio. Quante band ci saranno in finale? Allora, a Lucca in finale arriveremo in tre. Praticamente perché o quattro, non abbiamo molto capito. Allora, tre sicure perché noi siamo usciti in due qui da questa della tappa di Roma, poi si doveva fare un'altra tappa a Milano. La prossima tappa è il 21 che settembre. È qui a Cinecittà World, sì. e da lì usciranno 1/2, non ho capito bene se anche da lì escono due gruppi, e ci esibiremo tutti e tre o quattro il 30 ottobre durante la finalissima. 30 sì. ottobre sul palco del Lucca Games, sì. degli eventi di music e cosplay. E a che ora? Alle 17:15. Ce lo devo ricordare anche io perché abbiamo talmente tante cose da seguire sì, quel giorno sì. e quindi sicuramente io sarò presente e farò la diretta Facebook, quindi se volete sapere come andrà a finire, se le ragazze vincono, seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook, poi esatto. noi saremo lì sicuramente presenti. Esatto. Il futuro? Il futuro? Che volete fare poi da grandi? Non mi dite lavorare in ditta perché... No. volete continuare? Vi piace grandi? La musica? Cioè sì, vi piace cantare? Magari volete fare pure qualche sigla? Non si sa mai nella vita. Magari è quell'idea di portare le ragazzine sì. a cantare canzoni per loro, che è quella delle idee. Io poi ho sempre questa fissa che si potesse fare la reunion delle mele verdi, se un giorno ci riuscirai. Sì. Sì. Anzi Mirko, tu tanto mi ascolti, ci siamo tutti qua, noi lo vorremmo fare, Mirko Fabreschi dei Raggi Fotonici, esatto. lo sai qual è il nostro sogno. Passati la mano per la coscienza, sì, esatto, dacci una mano. Esatto. Ragazzi, tu. Un in bocca al lupo gigantesco. Credimi. Anche se non si vince nella vita, l'importante è partecipare. Però in questo caso voi avete già vinto, perché comunque... In pratica. Sì, perché praticamente andare al palco con Lucca Games, ve ne renderete conto, non sì, è cosa di sì. tutti i giorni. E quello vanno, già è tanto. Era già tanto arrivare a Capannelle, sarà già tanto anche arrivare a Lucca, ma se lo meritano tutto. Loro se lo meritano tutto, però è un'esperienza che comunque va fatta e siamo grati insomma all'organizzazione. Vuoi dire dove chi da casa può seguirvi? Sì. Così magari seguire anche qualche vostro appuntamento sì. dopo Lucca, perché sì. giustamente voi continuerete. Sperando che non ci siano altre giornate di pioggia come sì, questa. Sì, vabbè, oggi sono una giornata un po' sfortunata. Oggi sono sfortunata. Già il secondo. Sito internet, allora, abbiamo una pagina Facebook. Abbiamo che solo una pagina sotto Facebook. Sotto all'articolo sì. che faremo. E Bim Bum Band, è facile, è scritto Bim Bum Band. E trovate là tutti i contatti, anche il mio contatto se avete voglia. Per ora voglia. Siete sull'area romana però sì, per ora in sì. espansione. Per ora sì. Sì, 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 sì. Beh, guardate noi faremo un anno il 13 settembre. Quindi un anno di vita. Quindi festeggiare diciamo che... poi a Lucca Comics. Esatto, facciamo... Lucca festeggiamo l'anno. Ok, un salutone alla Bim Bum Band e vi aspettiamo sì. il 30 a fare Ciao. Il tifo per loro. Ciao. Grazie.